In real life, i primi freddi ci hanno già fatto fare il cambio di stagione del guardaroba. Abbiamo tirato fuori maglioni, cappotti, sciarpe e berretti. In Second Life nessuno può dire di battere i denti dal freddo e quindi la maggior parte degli avatar mantiene un abbigliamento abbastanza estivo in qualunque stagione ci si trovi in real life. Questo perché la maggioranza degli avatar preferisce mostrare il meglio di sé e nella maggior parte dei casi si ottiene questo effetto con degli abiti estivi. Eppure, con l'avvicinarsi dell'inverno e delle feste natalizie, sono sempre più gli avatar che seguono il corso delle stagioni. Abbiamo fatto qualche domanda nelle landing chiedendo agli abitanti di Second Life cosa pensano a riguardo. Che ne pensi di utilizzare un tipo di abbigliamento invernale anche su Second Life? Diciamo che l'abbigliamento io lo scelgo in base a dove vado e oggi ad esempio non ci ho azzeccato niente con il luogo dove sono. In quanto creatore di vestiti e di outfit su Second Life, hai deciso di seguire anche tu le tendenze di questa moda e creare qualcosa di abbigliamento tipico invernale? Beh, certo, anche perché comunque rispecchia molto la realtà. Halloween è passato da poco. Natale ormai è sempre più vicino. Quindi preparatevi a trascorrere un inverno all'insegna della moda. Magari regalando per Natale alla vostra famiglia e ai vostri amici virtuali dei capi a tema natalizio, seguendo così le tendenze modaiole del metaverso. Per Slug News, la vostra Candy Apple Moon.